some people out to be permanently together. Love is the gold and it's another forever. When I'm misunderstood and sound you can't fit, I know that I do see, I know that in a spirit to be dead. Bellissimo, perché poi essendo Enna Perenna, come tu, ci conosciamo tutti, perciò bastano alcune telefonate, certe volte anche uno sguardo e capire cosa dobbiamo fare. Siamo giunti infatti alla quinta edizione. La cosa bellissima è che ognuno che arriva qua ha una voglia soltanto, quella di suonare, di cantare, di fare musica, senza alcuna competizione, senza né vinti né vincitori, ma come al solito chi vince è la musica. Hey! Bravo! Buonasera Max Musa e la sua band, il nostro direttore artistico. Buonasera Enna e grazie, ciao a tutti. Ormai c'è un cordone ombelicale molto saldo che mi lega a questo festival, a questa città che è Enna, a Max Busa ed anche a Marin Cudine, direttore artistico del teatro. Sono qui per la terza volta consecutiva e trovo sempre una bellissima atmosfera, per cui sono veramente contento non solo di fare il mio mestiere in un posto bellissimo, non solo di raccontare in musica momenti belli della nostra vita, e questi sono i momenti proprio della mia giovinezza, insomma negli anni 80 avevo tra i 17 e i 27 anni, quindi era un momento straordinario della mia vita, ma anche mi permette proprio di fare una bella cosa. E non pensarci più, non c'è nessuno, poi fidati, puoi stringermi la mano. E non pensarci più, non c'è nessuno, puoi guardarmi e farmi una risata. Ma è in un posto fantastico, un festival dedicato alla musica degli anni 80 e la mia storia musicale è nata in quegli anni, per cui romanticamente dovevo esserci per forza. Noi siamo contentissimi ogni volta di venire a suonare perché, come vedrete poi anche dalle immagini, è una famiglia ormai diventata, anche se ogni anno cambiano i musicisti, ma chiunque entra qui dentro entra col sorriso ed esce col triplo sorriso. E lo stesso effetto lo facciamo anche a chi sta dall'altro lato del palco, da chi ci guarda. Un'occasione per incontrare degli amici, dei colleghi, diciamo musicisti, per suonare insieme, un'occasione di divertimento sostanzialmente. Per noi è stata bellissima la prima esperienza l'anno scorso, tant'è che siamo tornati da Londra per fare la serata oggi, quindi siamo contenti, sembra bellissimo di nuovo, bella emozione, bella energia, quindi non vediamo l'ora. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento, io
sempre un piacere ed è sempre gradevole ritrovarsi con tutti questi amici e tutti questi bei musicisti e poter ogni anno avere una band con cui insomma interpretare il tema di Anna Perenna. Quest'anno sono gli anni 80 e quindi ho scelto dei brani che sentivo molto vicini. L'incontro tra musicisti, tra persone che sono cresciute qui e da sempre hanno vissuto i loro pomeriggi suonando e facendo bella musica. Per me è una bellissima occasione di fare pace con Salvo, perché normalmente cioè, fuori ci ammazziamo, poi ci troviamo dentro e c'è questo amore che poi appena finisce l'evento ovviamente torna l'odio, quindi per me questa è già una nota positiva del festival. Sì. Questa è per noi una reunion effettivamente, perché il nostro gruppo storico, Blasio appunto il nome, risale ormai al 1991. Stasera ci hanno invitato grazie a Emanuele Primavera, il nostro batterista di stasera. Ha un format bellissimo perché ci dà la possibilità di stare insieme. Quando si condivide il palco si condividono i camerini, prima, dopo, poi diventa tutto bello. Un grande progetto di un grande amico, grande musica, la musica di tutti i tempi, prime 70 o gli 80 o grandi gruppi, comunque coesione e musica perenna.